Passerei a Davide Bennato, una domanda invece che fa un po' il punto, diciamo, a chiusura della giornata. Abbiamo parlato di quanto l'universo degli influencer sia variegato. Puoi aiutarci ad avere una tassonomia condivisa dal tuo punto di vista, dal tuo background sociologico e di esperto anche di Big Data? Sì, allora, sì, buonasera a tutti anche a me. Corre l'obbligo di, diciamo, il piacere di ringraziare Uber per avermi coinvolto in questo incontro, fondamentalmente per due motivi. In primo luogo perché come ricercatore universitario a me non capita sempre molto spesso di confrontarmi col mondo dell'impresa e delle aziende, pur parlando delle lingue che molto spesso si somigliano, no? Perché anche noi studiamo l'influencer, ma magari lo studiamo più dal punto di vista, diciamo così, politico, sociale, culturale, che non specificamente legato al mercato. E poi anche perché, con tutti i vari interventi che ho ascoltato, non fanno altro che confermare diciamo così diciamo, alcune cose che dirò io, che quindi suoneranno, spero non suonino troppo banali, nel senso che faranno un po' il riassunto di molte delle idee che ho trovato rappresentate nei diversi interventi che ho seguito fin da stamane, fin dalla ricerca che è stata presentata di Toluna. Quindi secondo me questo può essere un elemento molto, molto interessante. Un attimo che cerco di andare avanti. C'è sempre il mistero, no? Allora, io ho chiamato i miei 5 minuti di intervento in un modo altisonante, fondamentalmente per sociologia dell'influencer, fondamentalmente per sottolineare una cosa. In primo luogo perché a me l'influencer interessa come oggetto sociologico, fondamentalmente come diciamo così, strumento di comunicazione che si muove in un territorio che è ibrido fra relazioni sociali e piattaforme digitali. Questo è sicuramente il primo elemento. E secondo perché il mio mestiere è sociologo, quindi non mi veniva nessun'altra, diciamo così, naturalmente un modo più creativo, no? Di cercare di dare un'etichetta al mio intervento. Allora, la fonte delle poche, diciamo così, dei pochi appunti che vedrete è un po' la letteratura che è codificata, cioè tutto quello che si troverebbe in un manuale di influencer scritto dai sociologi che hanno fatto ricerche in questo campo. Ok, quindi sono le cose su cui si conviene quando si parla di influencer a livello di sociologia dei media digitali e sociologia digitale. Allora, prima di tutto una definizione. Allora, so che può sembrare, diciamo così, pedante, no? Quello di dare una definizione di influencer, anche perché tra l'altro io oggi ho sentito accezioni diverse della figura di influencer, talent, content creator, influencer nel senso di ormai si può dire old school e così via dicendo. Allora, io, diciamo così, volendo fare la summa di cosa si intende per influencer quando si fanno gli studi in ambito sociologico, allora, l'influencer è un agente sociale che opera in un spazio comunicativo per esercitare la propria capacità di orientare decisioni d'acquisto oppure discussione pubblica rispetto al proprio capitale sociale. Allora, quello che a noi interessa quando affrontiamo l'influencer, che fondamentalmente per noi è una persona che agisce all'interno di uno spazio sociale, ma di uno spazio sociale pesantemente mediatizzato. Cioè, non si dà influencer senza mezzi di comunicazione di massa. Una volta si chiamavano opinion leader quando erano mezzi di comunicazione di massa, adesso si chiamano influencer ora che siamo nell'ambito dei media digitali, anche perché i media digitali sono, possiamo dire che trasformano la capacità di influenza delle persone e dei soggetti pubblici on steroids, cioè riescono a caricarlo tantissimo della loro capacità. Non bisogna mai dimenticare che l'influencer è tale grazie anche alle opportunità tecnologiche permesse dalle piattaforme dalle quali esercita e attraverso le quali esercita la propria influenza, sia dal punto di vista di mercato che dal punto di vista di orientamento dell'opinione pubblica, o come si dice in gergo, no, di creazione d'agenda. Per fare questo, per capire quali sono le componenti dell'analisi dell'influenza in ambito sociologico e soprattutto per capire quali sono gli elementi che prendono in considerazione, io ho, veramente, perdonatemi, proprio tagliando le cose con l'accetta, senza cercare di fare l'accademico pedante, ho identificato, sempre utilizzando la letteratura di riferimento, 3 componenti chiave. Allora, la prima componente sicuramente è quella che ha a fare con l'agency, cioè in sociologia l'agency è la capacità di agire all'interno di un contesto che può essere sociale oppure politico. L'agency degli influencer fondamentalmente è dicotomica, si splitta, si divide in 2 grossi tronconi: la capacità di orientare le decisioni di acquisto, quindi un influencer market oriented, che ovviamente è stato al centro dell'attenzione di buona parte, ma non solo,
di buona parte degli interventi che ho sentito oggi, ma anche la capacità di orientare l'agenda dei temi all'interno di uno spazio pubblico. Questo è cosiddetto issue oriented. E la cosa è utile distinguerla, perché gli influencer hanno degli effetti profondamente diversi, sia se vogliono orientare il mercato, se vogliono fare pura strategia di branding, oppure se vogliono orientare la discussione all'interno dello spazio pubblico, cioè se si traducono in attori di tipo politico. Quindi l'agency sicuramente è una prima componente. Una seconda componente che sembra quasi banale, no? Perché alla fine l'influencer è uno che conosco, la deco brutta, l'influencer è qualcuno che alla fine conoscono tutti, ma sa, conosci il tizio X? Ah sì, ne ho sentito parlare. Allora, sempre volendo polarizzare il discorso, quindi senza entrare in sfumature e sfaccettature da ricerca scientifica, noi dividiamo fondamentalmente gli influencer, ho sentito nano influencer, micro influencer, potremmo dire che in alcuni contesti, passatemi la battuta, ci sono anche i picco influencer, cioè 10 alla meno 10, diciamo così, unità di grandezza di influenza esercitata. Allora, molto rapidamente, però, il fatto di essere un influencer con grandi numeri o un influencer con piccoli numeri, qualunque sia la soglia tra grande e piccolo che diciamo di adottare, in realtà c'è anche una strategia di azione sociale, di comunicazione, che è piuttosto diversa. Sempre tagliando le cose con l'accetta, il macro influencer ha un atteggiamento broadcast, cioè si comporta fondamentalmente come la televisione, dice delle cose nel suo canale privilegiato, e ovviamente non interagisce con le interazioni che avvengono nei commenti, nei like, nelle varie affermazioni che avvengono nel suo canale. Poi molto spesso, proprio per queste sue caratteristiche di dare uno spazio moltissimo alla strategia di accumulazione di follower, è multipiattaforma, cioè si muove su più piattaforme contemporaneamente, e spesso, non sempre, ma spesso non segmentando il messaggio che viene ad essere veicolato. Una cosa che ormai i sociologi che ci occupiamo degli spazi digitali sappiamo ormai in memoria, è una vecchia regola che si utilizzava nell'ancien regime: cuius regio, eius religio. Cioè il profilo sociologico delle piattaforme è profondamente specifico delle piattaforme, detto brutalmente. Il profilo sociodemografico di Facebook non è quello di Instagram, non è quello di TikTok, non è quello di LinkedIn, tanto per dire un po' di grandi classici. Quindi il fatto che non venga segmentato un messaggio da parte di influencer è un errore, anzi, più corretto, una strategia di personal branding che non va ad essere segmentata rispetto al pubblico di riferimento. Un'altra caratteristica, questa è proprio quella evidente, è che non c'è un'assenza di legame, anche perché è un problema creare un legame anche fittizio con 10.000 persone che commentano il tuo ultimo post. Come fai a interagire con tutte queste persone con un like, con un mi piace, con sono d'accordo, non sono d'accordo? Quindi i macro influencer, fondamentalmente quelli generalisti, si comportano come delle televisioni. I micro influencer, nano, pico, micro, chiamateli come vi piace di più, comunque quelli che hanno un numero più ridimensionato di riferimenti, in realtà sono profondamente diversi, perché hanno un atteggiamento di tipo narrowcast, cioè se riescono a segmentare il messaggio anche rispetto a porzioni specifiche di pubblico con cui vengono seguiti. Spesso sono monopiattaforma, cioè pur avendo canali diversi, in realtà si concentrano specificamente su una, massimo due piattaforme. Il pubblico molto spesso di riferimento è verticale, hanno uno specifico interesse nel seguire quello specialista di internet, specialista di make-up, penso ai TikTokers, specialista di recensioni bibliografiche, di libri, penso sempre ai BookTokers, e così via dicendo. Sono molto verticali. E quindi fondamentalmente c'è un legame, cioè proprio perché gestiscono piccoli numeri, queste tipologie di soggetti, di micro influencer, hanno un legame, anche se molto blando, ma hanno un legame col proprio pubblico di riferimento, che li rende potentissimi, no? Per chiunque abbia lavorato con strategie marketing di micro influencer sa perfettamente che la capacità di risposta che riescono a dare nei confronti del pubblico di riferimento è, in alcuni casi, quando messa nella giusta strategia, è di gran lunga superiore rispetto ad altre tipologie. L'ultimo, diciamo così, tassello è il tassello che ha a che fare con la strategia di orientamento, la tipologia di influencer. Vediamo se gli piace. Ok. Allora,
noi possiamo considerare, a seconda della genesi degli influencer, tre tipologie di influencer. Perché dico genesi? Perché non si dà influencer senza le piattaforme digitali che permettono di esercitare la propria capacità di orientamento, sia esso di comportamenti d'acquisto, sia esso di agenda, di costruzione d'agenda e quindi di opinione. Quindi in realtà l'influencer esiste se e solo se c'è una piattaforma digitale. Però la cosa interessante è che esistono influencer che sono immigranti nelle piattaforme digitali, quindi possiamo distinguere tre tipologie di influencer, sempre molto tagliando le cose con l'accetta. L'influencer esogeno, cioè qualcuno che ha un capitale di visibilità preesistente o costruito in ampi contesti, ma poi lo va a investire all'interno delle piattaforme digitali. Per esempio stamattina si citava su Twitch Bobo TV, no, perché fa riferimento a Bobo Vieri, che quindi ha capitalizzato la sua visibilità quando era un giocatore e che adesso l'ha trasformato in un'influencer. Poi c'è l'influencer propriamente detto endogeno, cioè l'influencer che nasce nelle piattaforme digitali, ha costruito un suo capitale relazionale intorno alle piattaforme digitali e poi è sempre piuttosto difficile, come racconta l'esperienza di trasformare i youtuber in attori o registi o protagonisti di film. Comunque di solito l'influencer endogeno ha un suo capitale relazionale che spesso può anche investire esternamente. E poi una cosa che sta emergendo negli ultimi tempi, l'abbiamo visto per esempio con l'intervento, con clip video di Basul, sono gli influencer sintetici, cioè degli avatar completamente digitali che riescono a esercitare un minimo di influenza sociale proprio in quanto avatar. Oggi si parlava moltissimo di trust, di fiducia, però molto spesso la fiducia non è sempre una fiducia rispetto all'identità dell'influencer, ma è fiducia rispetto al contenuto che veicola. Quindi paradossalmente io potrei avere fiducia nei confronti di una crew, cioè un gruppo di influencer raccolti da un nome collettivo, però di cui la cosa che a me interessa è dare fiducia al tipo di contenuto che producono, perché lo ritengo valuable oppure comunque affidabile. Quindi questo è un po' per quanto riguarda la costruzione dell'influencer secondo come si sta studiando in questi ultimi tempi. Quello che bisogna prendere, sono tornato indietro, va bene, quello che bisogna prendere in considerazione è che in realtà quando si analizza la figura dell'influencer, adesso dico una banalità perché in realtà l'avete detto tutti voi che avete fatto i vostri talk, però quando noi studiamo gli influencer noi dobbiamo analizzare tutta la catena dell'influenza sociale, cioè da dove viene, che caratteristiche ha, che piattaforma utilizza, che pubblico fa riferimento, che tipo di trust, come si diceva prima, costruisce con la propria audience, perché in questo modo si riesce a capire fondamentalmente quelle che sono due cose. In primo luogo, quanto è pesante il ruolo dell'influencer rispetto a determinati argomenti o prodotti, perché questo è legittimo. E secondo, dal mio punto di vista, si capisce anche quanto è presente all'interno dello spazio pubblico. Essere presente in uno spazio pubblico non vuol dire solo orientare un comportamento d'acquisto a un'agenda, ma vuol dire anche esercitare una propria identità all'interno di una finestra dove ti vedono tutti, da qui quella specie di situazioni che Anni Ferragnez da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, per chi li segue, no? Alcune volte hanno questo tipo di strana sitcom, cioè non sembra di vedere due persone che interagiscono, ma sembra di vedere una sitcom, e spesso da alcuni leak che sono emersi in questi ultimi tempi e sono costruite questi eventi come una sitcom. Quindi da un punto di vista puramente sociologico, e secondo me questo si riverbera alcune cose che sono dette oggi nel marketing e nella comunicazione più legata al mercato, l'influencer è sicuramente un soggetto sociale complesso che ha bisogno delle piattaforme digitali per esercitare le sue attività, ma il modo in cui lo fa è spesso legato sia alla capacità di produrre contenuti, cosa che è emersa più volte oggi, ma anche alla sua capacità di costruire fiducia rispetto o alla sua identità o al tipo di contenuti che veicola. Grazie per la vostra attenzione. Grazie mille, grazie Dario. Allora, abbiamo fatto un po' di riscaldamento sistematizzando la cassetta degli attrezzi per tutti gli operatori del